quello lì, per esempio, fa parte di quel periodo sessuale erotico della poesia. Se voi vedete bene attentamente lì, è vero, sono un mare di mammelle. Io ho sognato stando con una donna, due donne nel letto, in questo grande letto, e arpeggiando sui capezzoli di queste donne, e c'era questo mare di mammelle che si muoveva dolcissimo. Mi lasciavo cullare da questa cosa qua, no? E poi c'è quel chiodo fisso, poi dopo la prenderò, quel chiodo nero, dice, poi cadrò in questo buco meraviglioso, no? E c'è questo, e sono teso con una corda di violino. Durante la guerra, e io mi ricordavo, andato mentre stavo in trincea, sdraiato, dopo una giornata di combattimento, morto, stanco, era una specie di tavoletta proprio in fondo alla trincea che dormivo, no? E sognavo invece in via Copernico. Avevo conosciuto quella ragazzina, aveva delle tette dure come il metallo, due piccole tette così, no? E allora sognavo che dietro il lampione gli accarezzavo il petto, no? E in mezzo c'era ancora gli srapi che era ancora della battaglia, che era per l'odore ancora delle bombe. E io ero sdraiato, io sognavo questa ragazzina di 16 anni.